politica? E se vuole anche verbalizzare, signor Presidente, che per un doveroso velo, un doveroso rispetto, non vuol fare il nome dei morti, perché tutti quelli che hanno avuto questo rapporto sono morti. Abbiamo tranne già verbalizzato quello che lui non vuole fare il nome delle persone morte. Sì, e la precisazione è che tutti coloro che hanno avuto questo tipo di rapporti con lui sono morti, tranne Buscetta. L'avvocato Costa chiede al presidente di verbalizzare. La frase del legge, cioè del legge, perché il cognome suo è legge, secondo la quale tutti quelli che hanno avuto da fare con lui sono tutti morti. Cioè, o meglio, lei voleva dire più che da fare con voi quelle che... Con me, che hanno avuto da fare con me. Non è che sono tutti morti quelli che hanno potuto contrattare o essere coinvolti in questa situazione, in preparazione o complicità di queste cose. Io dico, sono morti quelli che hanno avuto da fare con me, che dobbiamo precisare. L'imputato precisa. Chi può essere che se ne sia viva anche in quest'aula, chi lo sa, io non lo so. Sono tutti morti quelli che, soltanto quelli che hanno avuto da fare con me, tranne Buscetta. Vabbè, c'è altre domande? Che... Va bene, se può accomodare. Grazie. Prego. Vediamo se può essere. Vediamo se c'è controllo. Tenente, c'era controllo. Controllo però lo interviamo soltanto per quello che ho preso. Sì. Ce l'abbiamo, se domande di voi. Insomma, sì, adesso le 15, così. Non si è saputo niente di quella pubblicata al titolo della cosa, che non siano in allarme di la calore, perché per no, loro che stanno fatto. Il potere lo spoco della sera non credo che lo leggano. Oh, non lo leggo neanche. Sì, no, le nostre famiglie. No, lui voleva dire questo punto viene introdotto, lei si chiama Contorno Salvatore. Presidente.
contorno Salvatore. Senta una cosa, da lei vogliamo sapere una sola circostanza. C'era fatto rilevare il pubblico ministero che ci ha fatto lei una dichiarazione in sede istruttoria. Chiedo scusa, forse sussiste a maggior ragione per il test quell'esigenza del 348 bis. Va bene, allora ma come si chiama? All'avvocato Alberini viene nominato difensore di ufficio è il mio avvocato. Il suo avvocato è il mio avvocato. L'avvocato Alberini, sì signore, va bene, perché può esserci l'eventualità di qualche reato connesso a secondo le dichiarazioni delle dichiarazioni che fa il contorno. Presidente, desidera per comodità la copia del mandato? Sì, per cortesia, in modo che io... Ecco qua, l'interrogatorio reso da contorno Salvatore in data 1/10/84 al giudice istruttore di Palermo. Questo è soltanto il mandato però, eh? Il mandato va bene, ma vengono richiamate le dichiarazioni che contorno ha reso al giudice Falcone, credo. Dice, non solo viene convalidata quanto riferito da Buscetta, ma si apprendono ulteriori particolari circa la composizione della commissione provinciale di Cosa Nostra, che va integrata con i nomi di Greco Leonardo, Carlo Andrea, Motis Ignazio, Greco Salvatore. In particolare il contorno dichiarava che tra i principi generali che regolano Cosa Nostra vi sono i seguenti. Vabbè, nessun delitto di rilievo e tantomeno un omicidio può essere commesso nel territorio di una famiglia senza il consenso dei rappresentanti della stessa. Gli omicidi più qualificati vengono decisi da tutta la commissione. Ecco. Se lei ha dichiarato questo... Dichiarato questo e lo confermo. In effetti ho dichiarato al giudice istruttore di Palermo che nessun delitto di rilievo e tantomeno un omicidio può essere commesso nel territorio di una famiglia senza il consenso della stessa. Punto. Gli omicidi più qualificati vengono decisi da tutta la commissione. Altre domande? Sì. Un'altra domanda. Signori, hanno altre domande? Se conferma per il resto quanto ha già dichiarato in quell'occasione. Sì, lei conferma? Confermo, sì. Conferma tutto l'interrogatorio reso al giudice istruttore di Palermo. Lei avete qualche domanda da fare? Una cosa. Possiamo porre domande, perché non ho compreso, dice che veniva sentito soltanto su questo particolare. No, su questo particolare perché c'era l'ammissione di questa dichiarazione, acquisizione di queste dichiarazioni per essere valutate poi in sede di decisione, secondo me, perché qua non è che dobbiamo fare, siccome ci sono, e poi le valuteremo per quelle che saranno. Le domande che comunque la fa e poi valuta. Se poi lei faccia le domande, vediamo se possiamo... Si è reso dichiarazioni sempre nel corso di queste moltissime dichiarazioni che lui ha reso, adesso non ho il numero esatto, se mai ha parlato dell'omicidio Terranova, in danno del giudice Terranova. Ma noi non l'abbiamo interrogato per il giudice Terranova, abbiamo soltanto detto comunque, senta, lei ha parlato mai dell'omicidio del giudice Terranova? No, non ricordo questi particolari, se ne abbia parlato. Dice, non ricordo di avere parlato di questo dell'omicidio. Perché non so niente. Perché lei non sa niente. Non so niente. Perché dell'omicidio Terranova non so nulla.
Quindi non può dire se, se gli risulta che la Commissione abbia deciso qualcosa in ordine all'omicidio del Renova o meno. Senta, non posso ricordare tutte le mie dichiarazioni fatte, le leggete nel mio interrogatorio, può darsi cosa ho detto, là c'è, non posso ricordare tutte le mie interrogazioni. Dunque, ma l'avvocato vuole dire questo, lei non sa nulla dell'omicidio Terranova, sì. Ma siccome ha detto sì. Che era la commissione che stabiliva di uccidere... Ritiro la domanda, mi consente, il problema era questo, era la conseguenza di quello che lui ha detto. È implicita la risposta, va mi bene, pare. Fatto. Mi pare che sia implicita. Va bene, c'è altro? Va bene, non se ne può andare. Dunque, signori, ora noi Presidente, signori della Corte, noi chiederemmo a questo punto che vengano acquisite tutte le dichiarazioni rese dal Buscetta anche nel corso del dibattimento e tutte le dichiarazioni rese dal Contorno. Così la Corte avrà un quadro più completo della situazione, perché non mi pare che da parte del Procuratore della Repubblica sia stata chiesta soltanto l'acquisizione delle dichiarazioni rese in fase istruttoria. Perché di quelle era a conoscenza l'ufficio. Noi chiediamo che venga completato tutto attraverso anche il richiamo della dichiarazione del Contorno. Dunque, la difesa dell'imputato chiede che vengano allegate tutte le dichiarazioni fatte da Buscetta e da Contorno relativamente al processo che riguarda gli imputati Greco e altri che si celebra in Palermo. Signor Presidente, La parte civile e il pubblico ministero. Il pubblico ministero, per quanto riguarda la dichiarazione della Buscetta, non si oppone. Per quanto riguarda invece la dichiarazione della resistenza da Contorno, fa presente che già in sede di ammissione del test Contorno in questo procedimento si è limitato il suo intervento in ordine, per quanto riguarda appunto l'assunzione e l'acquisizione degli atti e quindi anche la sua deposizione, interrogatore, chiamiamola come vogliamo, solo limitatamente a quegli aspetti delle sue dichiarazioni che avevano riferimento con l'omicidio Terranova. Quindi non vedo, adesso non mi pare assolutamente rituale far entrare per altra via quella che già si è esclusa in un primo momento. Va bene, quindi mi oppongo. Il pubblico ministero relativamente non si oppone per quanto riguarda le dichiarazioni del Buscetta. Si oppone invece per ciò che concerne quelle del Contorno. Perché l'audizione di quest'ultimo è stata già limitata da determinati fatti. La parte civile, per piacere. Se mi dai il microfono perché ecco. Possiamo. Fa proprie le motivazioni del pubblico ministero e le richieste del pubblico ministero. La difensore di parte civile si associa alle richieste del pubblico ministero. Avvocato Costa? Io, signor Presidente, dico che la Corte, nel momento in cui acquisisce le dichiarazioni rese dal Buscetta in istruttoria e nel dibattimento, per una valutazione completa di quelle che sono le dichiarazioni di Buscetta e la loro attendibilità, la loro credibilità in rapporto al particolare che riguarda l'omicidio Terranova, non può prescindere dalle dichiarazioni precedenti di Leonardo Vitale, di Di Cristina e degli altri, non solo, ma non può prescindere da quelle che sono le motivazioni contenute nell'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore Falcone. No, non sono parte del processo Terranova, ma siccome mi si chiede un parere e siccome a un certo momento si discute su Buscetta, la Corte deciderà.
Le deposizioni di Buscetta costituiranno oggetto di valutazione da parte della Corte d'Assise di Palermo nel processo contro Greco e altri, ma hanno costituito oggetto di una valutazione probatoria nella ordinanza di rinvio a giudizio, in cui sono diligentemente annotate, accanto alle dichiarazioni di Buscetta, i riscontri processuali precedenti alle dichiarazioni di Buscetta. E allora, se la Corte, come credo di aver capito da quello che ha chiesto il pubblico ministero, vuole le dichiarazioni di Buscetta e la difesa vuole anche le dichiarazioni dibattimentali di Buscetta, ai fini di una valutazione della loro attendibilità, non può prescindere dalle precedenti dichiarazioni di Leonardo Vitale, dalle dichiarazioni del Di Cristina e degli altri che hanno formato oggetto della valutazione da parte del giudice istruttore. Né tantomeno può trascurare tutti quei richiami a risultanze obiettive, a riscontri obiettivi che sono, ripeto, diligentemente e puntualmente annotati nella ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore Falcone. Sotto questo aspetto la Corte allarga moltissimo il suo esame, al di là dell'omicidio Terranova certamente, ma sulla possibilità di dare attendibilità e riscontro alle dichiarazioni di Buscetta in genere per tutto quello che egli ha dichiarato. Considerazione in ordine a questo, perché sono richieste nuove che vengono formulate. E a me pare che qui da parte del difensore del Buscetta, il quale non avrebbe voce in proposito, perché la sua presenza è soltanto ed esclusivamente al fine di tutelare i diritti dell'imputato in relazione ad eventuali reati che lo stesso possa sentirsi contestare, qui noi abbiamo invece un difensore il quale si fa portavoce di pretese credibilità e attendibilità delle dichiarazioni del Buscetta e vi chiede in buona sostanza quasi di acquisire tutto il cosiddetto maxi processo che è in corso avanti la Corte di Assise di Palermo. Noi non avremmo alcuna difficoltà a non opporci a questa richiesta e per noi può venire qui tutto il processo, non solo le dichiarazioni alle quali ha fatto riferimento il difensore, però ci stranizza un fatto, che egli sempre è portavoce di questa pretesa attendibilità del Buscetta soltanto ed esclusivamente attraverso il richiamo di atti già formati in periodo soprattutto in istruttorio al di fuori del contraddittorio delle parti, e allora quando si chiede che finalmente noi possiamo controllare questa attendibilità attraverso quello strumento di valutazione della prova che è il confronto regolarmente, l'avvocato Costa si fa portavoce di una direi fuga da parte del Buscetta, il quale rifiuta sistematicamente questi confronti. Noi questo intendiamo sottolineare all'attenzione della Corte. L'avvocato Costa chiede che vengano allegati, unitamente alle dichiarazioni del Buscetta, anche quelle di Vitale, Di Cristina. E i riscontri contenuti nella ordinanza di rinvio a giudizio. E quelle contenute nella ordinanza di rinvio a giudizio. Il famoso rapporto che avete tirato voi, difesa dell'imputato si oppone. Ritenendo che l'avvocato Costa non abbia veste per fare queste richieste, atteso che è intervenuto nel processo per salvaguardare gli interessi del Buscetta il quale però nel processo per la morte del dottor Terranova rimane pur sempre un testimone. Signor Presidente, chiedo scusa.
Ma mi pare, signor Presidente, ci sia messi su un po' tutti, imputato compreso, sulla strada della verifica dell'attendibilità della prova del Buscetta. A questo punto mi pare che sia necessario che la Corte disponga l'acquisizione dell'ordinanza di rinvio a giudizio relativa al processo di stato urgente contro la Corte d'Assise di Palermo. Io limiterei la mia richiesta, dal mio punto di vista, soltanto a quella parte che verifica l'attendibilità del Buscetta in ordine a quei riferimenti fatti dall'avvocato Costa. Però, ecco, mi sembra per un'esigenza di completezza, a un certo momento, che non si possa prescindere, poi farà la selezione, la scelta la farà la Corte. Chiede l'acquisizione proprio, tenuto conto di queste esigenze di verifica di attendibilità che sono state prospettate un po' da tutti, chiede l'acquisizione dell'ordinanza di rinvio a giudizio di qui sopra. Dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Questa nuova ci consente. Veramente, dico, noi ci dobbiamo opporre, perché qui noi dovremmo valutare l'attendibilità di un imputato teste, usiamo questa definizione, attraverso il giudizio di altro giudice, e cioè di un giudice tra l'altro istruttore, quando ancora quella ordinanza è al vaglio di una corte. E allora questo significa abdicare a quella che è proprio la funzione di questa corte, con la quale dovrà valutare questa corte se il Buscetta o meno attendibile in relazione all'omicidio Terranova. Mi pare che forse la richiesta sia veramente fuori di qualsiasi ortodossia. Allora, forse, chiedo scusa, avvocato, no? Per cortesia, avvocato, detti a verbale la sua opposizione, che intanto la corte si è ritirata. Sì, ma mi faccia precisare, poi, Presidente, no, io non chiedo che la corte abdichi nel pubblico ministero. Il pubblico ministero desidera avere dei punti di riferimento oggettivi che credo siano esposti in quel documento, sui quali la corte autonomamente farà le proprie valutazioni. Non c'è nessuna abdicazione. Il punto di riferimento oggettivo, lei chieda i punti specifici e vengano acquisiti specificamente. Siamo il 28, 29, 30 aprile, poi si vedrà eventualmente qualche cosa, però il processo deve essere concluso prima della fine della sessione e non so poi quale sarà il costo. Va bene? Prima della fine della sessione, comunque vada a Palermo, è un impegno nostro a concludere le richieste che devono fare. Ma questo è quello che farà, se mi dice che vuoi dare. Presidente, poi vediamo, casomai lo rinviamo per qualche altro giorno lì, facciamolo così, al 28. E allora... Un attimo, Presidente, quanto parla con l'imputato? Sì, sì. Cioè? Le cose, grazie, maresciallo. Può salutare qualcuno dentro? Sì, sì, sì. E noi no, non ci siamo. È stata istituita un'altra cosa, va bene. Per questo processo l'inquisita rimane. Noi rimane la seconda sezione. Di rimane la seconda sezione. E quindi c'è anche il presidente Uomo? Ci dovrebbe essere. Però intanto comunque viene, perché viene il collega Raffaele da Catanzaro. Perché io non mi sono... E certo, non poteva non Antonio ancora. Sant'Antonio, allora. No, no, indipendentemente da questo, avevo rinviato il giudizio al futuro del deputato a cercare Se fosse possibile il 29, o altrimenti il 28 con il Presidente, però con questa richiesta, se fosse possibile, che il Procuratore della Repubblica, se dovesse parlare, mi parli magari il 29. Cioè, allora, il 28 come interlocutori e possibilmente continuiamo il 29, insomma, in questo senso. Se va bene, la Corte allora facciamo così, fissiamolo direttamente al 29. Va bene, d'accordo. E allora... Senza chiudere il dibattimento. Va bene, vediamo adesso poi quello che si potrà fare. Va bene. Ma se ci saranno impedimenti non lo chiuderemo, però abbiate pazienza. Voglio dire che la nostra meditazione potrebbe... Devi iniziare a partecipare. Sentite, non credo che forza di meditate, poi bevete la gibita. No, chiedo scusa per...
a me la parte civile, per cui io parlavo subito del procuratore mentre io non ho capito quello che è successo, anche perché non riesco a parlare stante questo funzionamento. Abbiamo detto che siccome loro il 28 di aprile sono impediti, andrà il processo al 29 aprile. Ecco, per la discussione? Vediamo, io lo mando per la discussione. No, chiedo la cortesia ai colleghi perché perlomeno... Ma scusi, l'imprevisto come fa a ipotizzarlo? Se non c'è nulla che osti, noi lo mandiamo e facciamo come la precisazione delle conclusioni in civile. Salvo richieste istruttorie. Salvo richieste istruttorie, abbia presenza. E allora, dunque, la Corte a questo punto, la Corte finì all'udienza.